Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Guelta Leale. Eccoci qui oggi con The Joylancer Legendary Motor Knight. È un titolo ad accesso anticipato dallo stile retro, come potete vedere. Oggi ve lo vado a mostrare e andiamo subito con un inizio di gioco. Vediamo un po' di cosa si tratta. Come vedete la grafica è molto, ma molto retro, cosa che può piacere o meno. Vediamo, entriamo nello stage. Entriamo nello stage. Ok, aspettate, dobbiamo capire dove andare, soprattutto perché. Attenzione. Ok, partiamo subito con la battaglia. Attenzione. Massacri, massacri. Dov'è il nostro personaggio? Allora, è un titolo estremamente, mamma mia, confusionario. Ma proprio tanto. Dal fatto che... Dov'è il nostro personaggio, tra l'altro? Attenzione. Ecco, il nostro personaggio viene massacrato all'istante. Allora, come vi dicevo, lo stile è molto, ma molto retro. Graficamente può piacere o meno. Diciamo che personalmente lo trovo forse un po' troppo retro, nel senso che ci sono titoli dallo stile retro, come possono essere ad esempio Shovel Knight e Retro City Rampage, eccetera eccetera. Questo qui forse un po' troppo pixelloso, nel senso è una scelta stilistica. Però, ahia. Però forse hanno esagerato. Non saprei, poi dipende dai vostri gusti personali, eh. Per quanto riguarda il gameplay è abbastanza frenetico, come potete vedere. Non è assolutamente facile come gioco, perché è molto, ma molto difficile, complicato, per quanto i tasti siano, tra virgolette, semplici. Cioè attacco, salto, eccetera, eccetera. Cioè eccetera eccetera, attacco e salto sono praticamente per il momento i tasti, gli unici tasti. Mi sta massacrando, io sono quello che sta prendendo più mazzate di tutti. Come vedete l'altro ha un bel po' di salute in più rispetto a noi, che stiamo per morire. Forse ce la facciamo, forse ce la facciamo, zitti zitti, ce l'abbiamo fatta. Ok, è esploso, abbiamo recuperato un po' di sfere. Attenzione, facciamo dei... No, questi non ce la faremo mai, però, eh. Cioè, non è per sfiducia, ma mi ha massacrato. No, però ci fa rinascere, ci fa rinascere. Sarà un video abbastanza breve che farò appunto per mostrarvi questo gioco. Che, come detto, è un titolo ad accesso anticipato. Un titolo che piacerà magari a chi si butta spesso nel retro game. Anche se, come detto, io da appassionato dei titoli retro lo trovo comunque un po' troppo retro, se vogliamo. Per carità, è una scelta stilistica che può piacere o meno. Però non lo so, non è facile farci l'occhio sicuramente. Neanche la mano, perché si tratta di massacrarsi le dita nel cercare di sopravvivere un po' più di qualche minuto. Fortunatamente ci ha fatto ripartire. Helmbeat è abbastanza resistente. Il nostro personaggio che forse è un po'... Aia. Sta prendendo delle bastonate come se non ci fosse un domani. Comunque lo vedremo, come detto, brevemente, con un video molto ma molto breve, giusto per mostrarvi questo gioco. Vi mostrerò in questo periodo un po' di indie o giochi ad accesso anticipato random, così, quelli che avrò modo di provare. Ce ne sono di fighi o meno, ma questo dovete dirmelo voi in base a come vi sembrano. Possiamo uscire in qualche modo? Non so se riusciamo a saltare di più. Ce la facciamo? No, secondo me no. C'è un modo per... Secondo me conviene che tipo ci diamo da qualche altra parte. Ok, buttiamoci in quest'altro stage, vediamo cosa ci dice. Cosa classifica? Attenzione. Ah, dobbiamo entrare qui dentro, andiamo. Attenzione. Panico. L'importante è che non ci siano tutti... Chi siete? Ma che cos'è? Attenzione, il panico. Risse come se non ci fosse un domani, eh. Aia. Non è che stiamo morendo di più. Attenzione. Ecco, ci hanno massacrato. Fatemi riprendere. Non è vero, siamo esplosi. Ok. Meno 500. Mamma mia. Che brutta fine che abbiamo fatto. Ok. Va bene, possiamo... Ah, vediamo... qualcosa ci ha dato, qualche punto, eh. No, andiamo alla mappa di gioco per farci magari qualcos'altro. Proviamo qui? Aia, non è vero, abbiamo beccato.
Lo stage è un po' simile a quello di Shovel Knight, la selezione degli stage, solo che qui è il... questo personaggio si può muovere in modo... aia... modo libero sulla mappa per poter andare e raggiungere il successivo stage, che però non è assolutamente semplice la situazione, perché qua... aspetta! Occhio, Damose! Oh, questi attacchi così sono molto più... occhio! Mamma mia, che trambata! Buon uomo, con quanta cattiveria ci ha massacrato. Aia. Sono tostissimi questi, eh. Via, Red Knight probabilmente, anche se non è proprio rossissimo, ma... un po' sul rosa, rosato, fucsia. Cattivo. Oh. Ok. Damose. Riusciamo ad entrare in questo stage? Magari ci facciamo questo e poi ci salutiamo. Gli stage sono... aia. Sono tanti e molto variegati tra loro, e questo presumo sarà la nostra morte più brutale. Cioè, in alcune situazioni non riesco neanche a individuare il mio personaggio, se non dalle esplosioni. È un fottutissimo casino questo gioco. Aia, sto massacrando di brutto. Riusciamo ad ammazzarne almeno uno? Questi sono in tre, ma scusate. Aia, c'è del panico. Aia, di nuovo. Sto saltando di qua e di là. Sto cambiando colore nella barra della salute. Non so per quale motivo. So solo che non sono propriamente in formissima. Sto cambiando colori su colori. Attenzione. Allora, avevo visto uno che era quasi alla fine della salute. Ora non... dove sono io? Dovete avere le dita molto svelte in questo gioco. Mamma mia. Che cos'è? Ma scusate, meno uno. Ci facciamo questo, ragazzi, poi ci salutiamo. Era giusto per mostrare un po' questo Joel Hanser. Panico. Aia. Posso rinascere qui, per favore? Sì. È un caos questo gioco, è un caos. Stanno facendo male le dita. Proprio vecchio stile, come i giochi da sala giochi. Attenzione. Allora, il red sta per... cioè, il red sono tutti e due R, forse. No, anche l'altro R, quindi non sarà red quel R. Aia. È il panico, è il panico. Comunque c'è anche il multiplayer in questo gioco. C'è la possibilità di giocare in... credo anche in cooperativa. Ora, non ho ancora provato perché... stavo provando... aia. Sci tua. Dov'è? Il figlio di... Sta palleggiando con la nostra testa, tra l'altro. Aia. Di nuovo. Venga qui. Dai che ce la possiamo fare. Occhio. Non so se possiamo anche migliorare il nostro personaggio, se è un'infinita lotta impari contro questi soggettoni che ci massacrano. Attenzione. Si sta parando però, scusate. Facciamo. Mamma mia, se sono tosti. Attenzione. Non si pari. Buon uomo. E non mi massacri neanche. Cioè, una cosa. Una lotta impari, veramente, questa cosa. Aia. Questo personaggio sembra di cartapesta. Che... attenzione. Piano piano, con estrema difficoltà e cattiveria, ce la stiamo facendo, ma ci siamo morti una volta. Oh, mamma mia, ce l'abbiamo fatta, ma con estrema difficoltà, Va bene, ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo salutare qui con questo The Joel Hanser. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra, se vi è piaciuto o meno. È molto, ma molto particolare. Però, comunque, fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo con i prossimi video. E un saluto a tutti da Quel Tale Ale.